Fra? Christopher Nolan. Fra? Orson Welles. Orson. Che c'è, Gianlu? È l'ultimo videoblog. L'ultimo videoblog è con Alessia Pelonzi e Gabriele Niola. È l'ultima video recensione. Siamo stanchi, ultima video recensione dalla 72esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Stavo sognando Christopher Nolan che mi faceva delle cose che meglio che non ve le dico. Tanto non si capivano niente, manco quelle. E Go With Me, Daniel. Ma sicuro che l'ultima video recensione, Gianluca? Yeah. Ok, allora, ultima video recensione, film fuori concorso. È finita. Siamo un po' stanchini, come avete notato. Ma il film, però, io mi sono divertito come un pazzo. Sarà che sto completamente fuori di testa, Gianluca. Allora, Go With Me, Daniel Alfredson. Chi è Alfredson? Alfredson è il fratello di Thomas. Daniel è il fratello di Thomas. Thomas è quello di Lasciami Entrare, il vampiro, ok? La piscina, vi ricordate la scena che... con gli svedesi, ok? Poi aveva fatto La Talpa, no? Era tutto marrone, ti ricordi? C'era Benedict Cumberbatch prima, no, di diventare Sherlock. Infatti, no? Faceva un po' la spalla di Gary Oldman, però era nella scena più bella quando Gary Oldman gli parlava di... Carla, no? Si chiamava Carla? Si chiamava Carla il nemico? Vabbè, poi vedremo. Detto ciò, Daniel invece è il fratello di Thomas. E Daniel che ha fatto? Daniel è pazzo, perché ha fatto due episodi della trilogia che io amo tantissimo. Millennium, quella con Noomi Rapace. Non il primo, ha fatto il secondo e il terzo. E poi adesso è andato in America. Siamo nella costa a nord del West, no? Sembra British Columbia, invece stiamo a nord del West, sotto... l'Oregon, infatti verrà citata molto Portland, verrà citata anche Seattle, caro Gianluca, e stiamo in mezzo ai boschi e c'è Julia Stiles che c'ha un culo gigantesco, una faccia che gli è diventata così, l'abbiamo rivista, l'ho rivista ultimamente in Hollywood Vermont di David Mamet, che carina che era Julia in quel film, però quel film era di 15 anni fa. Julia è diventata, c'aveva sempre avuto la faccia antipatica, Gianluca, lo sai, però è diventata ancora più antipatica come facciona, no, invecchiando. Però Julia c'ha Ray Liotta che la molesta in questa città. Lei va dallo sceriffo e dice: c'è sta questo qua cattivissimo che si chiama Blackway che mi molesta. E il giudice, e lo sceriffo è fantastico e fa: non si può fare niente, non, è come in Italia, no? Casa Monica, al massimo gli facciamo il funerale di Stato, non possiamo fare niente su Blackway. E a quel punto, giustizia privata, caro Gianluca, come tu vuoi fare spesso nel Piacentino. Lei che cosa, chi trova? Trova Anthony Hopkins. Anthony Hopkins sta in una segheria dove c'è Al Holbrook che pontifica, dice un sacco di cose. Al Holbrook, i primi 20 minuti sono Al Holbrook seduto in una segheria che dice un sacco di cose. Chi è Al Holbrook? È quello che parlava per aforismi in Wall Street di Oliver Stone ed era ispirato al papà di Oliver, grandissimo personaggio. Al Holbrook è anche Gola Profonda, è quello che passa le informazioni a Dustin Hoffman e Robert Redford in Tutti gli uomini del presidente di Alan J. Pakula. Qui è vecchissimo ma è ancora vivo, è un film di vecchi pure questo, come Remember di Adam McGoyan. A un certo punto Julia Stiles, col suo faccione bello antipatico, va a dire in giro: ma chi mi può dare una mano? Va in questa segheria e arriva Anthony Hopkins che fa: io ti do una mano io, andiamo noi da Blackway e ci pensiamo noi a Ray Liotta. A quel punto il film è strano, a Gianluca non gli è piaciuto, poi dirà qualcosa, ma parte anche con dei flashback dove tu vedi questo Blackway che fa di tutto in questa cittadina, è più cattivo di Barbossa e di, no, e di Davy Jones messi insieme, è un super villain. Blackway, la città è in mano a Blackway, Blackway ti bastona, ti stupra, c'ha le tratte delle bianche, c'ha la droga, incatena le ragazze negli alberghi, poi tutto en plein air. E poi ci sono gli indiani, ti sono piaciuti gli indiani che sono molto, molto dalla parte di Blackway, no? Che dicono sempre ad Anthony Hopkins quando va a cercare Blackway, gli dicono: ma te che stai attento che Blackway te mena. Ma Anthony Hopkins c'ha anche lui un qualcosa con questo Blackway e vuole aiutare Julia Stiles che è molestata da chi? Da Blackway. Ma c'è anche un ragazzone un po' ritardato che balbetta che sta sempre vicino a Anthony Hopkins e questo trio a me mi ha entusiasmato. A un certo punto partono vanno verso i boschi a cercare di fare il culo a Ray Liotta e sono Julia Stiles, ciccione antipatica, Anthony Hopkins un po' stordito, un po' rimbambito, però poi c'è un gran finale alla Christopher Plummer di Remember di Adam McGoyan dove è un festival di vecchietti che a un certo punto vanno alla grande e vicino c'è questo, come si chiama? Alexander Ludwig. Che ci piace, questo ragazzone gigantesco che cosa... Aveva già fatto il primo Hunger Games e poi l'abbiamo visto a fianco di Mark Wahlberg in Lone Survivor. Di Peter Berg, che è uno interessante, che fa cose strane, è il regista di Hancock e
Alexander Ludwig è quello che mi è piaciuto di più nel film. È questo gigantesco ragazzone, un po' ritardato, che fa un po' il figlioccio di Anthony Hopkins, che potrebbe avere un po' una storiellina, no? Con quell'antipaticona di Julia Stiles che c'ha il faccione che va in giro. Sentite, io mi sono divertito. Come ultimo fest, come ultimo film della mostra, ci sta tutto, perché sono 90 minuti, l'abbiamo visto dopo Gaudino che già c'era piaciuto. E quindi oggi, sì, mi avete visto prima che mi sono lasciato andare, sono crollato, però insomma sono vecchio, mi drogo, lo sapete, e sono stanco. Però voglio ringraziare Da Domo, che è stato gentilissimo, che mi ha ripreso. Guardate che bello che sono, veramente non sono mai stato forse così bello davanti a un obiettivo. E quindi grazie caro Gianluca, e ci lasciamo con questo buffo film che Gianluca ha detto no, mi ha ricordato un brutto film con Nicolas Cage. Come si intitolava? Il cacciatore di donne. Non era brutto quel film, no, secondo me è meglio del cacciatore di donne. Si intitola Go With Me, e sono Anthony Hopkins, Julia Stiles e Alexander Ludwig che devono andare a massacrare Blackway, interpretato, indovinate un po', da chi? Da Ray Liotta, che fa come al solito lo psicopatico. Gianluca, a te il finale. Il Full HD ti rende proprio bene. Vabbè, come al solito lo sapevo. Magnifici pixel. Lo sapevo che era gay pure da Dom è gay. Ok, ciao Bethesda, ciao.